Buon pomeriggio a tutti, anzi, come ormai mia consuetudine, dire buonasera a tutti per voi che mi e ci seguite dall'Italia. Io sono Simone Amaduzzi, fotografo sportivo, vivo negli Stati Uniti, ecco perché per me è appena iniziato il pomeriggio. Ben ritrovati a una nuova puntata con Happy Hour With. Che cos'è Happy Hour With? Mi piace ricordare che è una, chiamiamola trasmissione, chiacchierata, talk show, intervista, parliamo di sport. Questo è l'importante. Perché parliamo di sport? Perché in Italia ne abbiamo tanto, tanto bisogno. Non solo perché usciamo da una pandemia dove un po' ci siamo dimenticati di tante piccole cose, ma proprio perché purtroppo se non è calcio, tendenzialmente non se ne parla. A volte addirittura se non si vincono le Olimpiadi o se non si portano grandissimi risultati, non sappiamo nemmeno dell'esistenza di determinati sport. E siccome invece noi vogliamo parlare di tutti gli sport senza mancarne uno, tranne che il calcio, ecco perché è nata questa idea e quindi mettendo a nudo atleti, allenatori, cercando di parlare delle vittorie e delle sconfitte, veniamo un po' a capo e andiamo un po' a scoprire quali sacrifici si fanno per arrivare dove questi atleti, campioni, coach, eccetera, sono arrivati. Io vi ringrazio come sempre per mandare messaggi e in privato e anche commentare nella chat pubblica durante le dirette che ci permettono poi di girare queste domande agli atleti appunto direttamente. Grazie per i messaggi privati di solidarietà e di sostegno che mi mandate quotidianamente. Io, prima di presentare l'ospite della giornata, ci tengo assolutamente a presentare le due super ospiti di domenica prossima. Sarà domenica 28 giugno, sempre alle ore 18, avremo due farfalle olimpiche. Parleremo di ginnastica artistica con Elisa Blanchi, devo leggere il secondo nome perché non voglio fare errori di ortografia, Angelica Savrayuk. Ci racconteranno un po' di questo mondo che ci ha fatto tanto sognare, ma anche pieno di tanti sacrifici come la ginnastica ritmica. Ma bando alle ciance, presentiamo l'ospite della giornata e con immenso piacere che oggi parleremo di pallavolo con il coach del RC Cannes Volley, Filippo Schiavo. Filippo, Buonasera, buon pomeriggio. buongiorno, buon pomeriggio anche a te. Buonasera a te. Cosa mi racconti di bello? Di che cosa parliamo oggi? Beh, siamo qui per parlare di sport, quindi sicuramente di quello che è la vita di noi sportivi e dello sport che io ho la fortuna di allenare e che ho avuto la fortuna di vivere da giocatore di basso livello, che però insomma fa parte della mia vita oramai da malcontati 25-26 anni, ecco, quindi insomma, diciamo parliamo di questo che sono ferrato. Allora, prima di andare a toccare, lo sport praticato e allenato, domanda un po' d'obbligo, anche se stiamo, diciamo, vedendo una sorta di spiraglio di luce in fondo al tunnel, abbiamo passato questa quarantena, oltre 60-70 giorni chiusi in casa. Come l'hai vissuta? Sei riuscito comunque a preparare qualche schema o ti sei un po', come si suol dire anche te, rilassato e hai solo aspettato che ci dessero il via a tornare all'aria aperta? Beh, no, diciamo che purtroppo per fortuna la tecnologia ci permette di non staccare mai dal lavoro, di conseguenza la pandemia è caduta giusto nel momento in cui io ho raggiunto l'accordo con Cannes per la prossima stagione, di conseguenza le prime settimane sono state abbastanza frenetiche per cercare di mettere in piedi la prossima stagione, appunto, perché comunque entrando in un nuovo club, dovendo ristrutturare o perlomeno strutturare come meglio credo la squadra per l'anno prossimo, lo staff e anche un po' a livello organizzativo il tutto, diciamo che le prime settimane sono state di lavoro intenso e per questo ringraziamo la tecnologia che appunto tra
videoconference o cose di questo genere ci ha permesso di essere raggiungibili, ecco. Quindi il relax l'ho avuto nella seconda metà di maggio più o meno, o perlomeno diciamo dal 10 di maggio in avanti, quando oramai le cose si erano già infilate, già incanalate nella direttrice che io preferivo, di conseguenza lì ho avuto un pochettino di relax in attesa di quella che è un po' la stagione estiva, che mi vede impegnato in camp con i bambini, e poi dopo la stagione sportiva, che quest'anno inizierà sicuramente prima rispetto al solito, ecco. Allora, hai parlato di tecnologia che è un argomento che andremo sicuramente ad affrontare, ma prima di parlare di questo, partiamo dal allenatore. Allenatore perché? Per caso, no, a parte gli scherzi, ho avuto la fortuna di iniziare, ho avuto la fortuna prima di fare un settore giovanile di alto livello qui a Modena. Io sono di Carpi, quindi in quella che allora una volta era la Daytona Volley, quindi lì mi sono potuto subito confrontare con allenatori che erano dei migliori per le categorie giovanili a livello nazionale. Di conseguenza ho avuto da loro subito un esempio virtuoso di cosa poteva portare questa passione dopo un'eventuale carriera da giocatore. Poi, come tanti miei amici anche o colleghi, ho iniziato quasi per gioco, invitato in palestra a 18 anni, 19, il primo anno di università, da quello che era stato il mio primo allenatore nel mini volley, che è un allenatore storico qui di Carpi, che stava ricominciando un'attività di minivolley con una nuova società e mi ha invitato. Quindi mi ha invitato per fare il classico lavoretto per guadagnare due soldi, per avere due soldi in tasca per poterli spendere nei divertimenti durante la carriera universitaria. Di conseguenza è iniziato così. Mai avrei pensato di fare un lavoro e dopo oramai 16 anni, 17, di dire sono 17 anni che alleno, ecco. 17 anni sono tanti e hai citato diverse piazze in Italia. So che hai già fatto un'esperienza all'estero, sempre in Francia. Hai detto che a breve inizierai un'ulteriore esperienza sempre in Francia. Io ti chiedo, allontanarsi da casa, perché comunque una casa da qualche parte c'è. Questi sacrifici, dal momento che parli che tutto è nato un po' come un gioco, però diventata sempre più passione e immagino sempre più divertente, altrimenti non saresti sicuramente ancora dove sei. Che cosa è il sacrificio per te e per un allenatore che a un certo punto si vede, tra virgolette, costretto a spostarsi per lavorare? Beh, è sicuramente una delle parti fondamentali del nostro mestiere, uno dei sacrifici iniziali che tutti o quasi tutti devono fare. Io ho avuto la fortuna di poter allenare tanti anni, ovviamente nei settori giovanili a basso livello, su Carpi, quindi ok, ma anche i primi anni da professionista li ho fatti a Modena, poi li ho fatti a Piacenza, quindi a distanze anche plausibili rispetto a casa mia. Io sono stato obiettivamente un fortunato, però fa parte il discorso della distanza, fa parte dell'allontanarsi da casa, comunque dalla famiglia, che uno abbia una famiglia d'origine, che se la crei nel perdurare della vita, fa sicuramente parte dei sacrifici che devi fare tu, ma che devono fare anche chi ti sta intorno, che possa essere la fidanzata piuttosto che i genitori, piuttosto che una moglie o eventualmente dei figli. Sicuramente è un sacrificio che viene difficile immaginare, perché molte volte si pensa, pensando magari agli sport più ricchi, posso pensare in Italia al calcio o negli Stati Uniti a tanti sport professionistici che ci sono, che un allenatore possa girare e portarsi dietro tutta la famiglia pro bono, perché intanto non è un problema economico. Difficilmente nella pallavolo questo capita, quindi le nostre famiglie, che siano di origine o che siano diciamo costruite, quindi compagni e mogli, il più delle volte rimangono nella realtà di origine o dove fa base la famiglia effettivamente a condurre un altro mestiere oppure a crescere i bambini, perché se uno li ha non può certamente spostarli. Quindi sicuramente quella è una cosa, che un sacrificio che viene fatto di spostarsi da casa, non viene tante volte considerato, perché
si considera il sì, vabbè, ok, vai ad allenare, vai a giocare là, ma ti danno la casa, sì, capito, ma non è che ci possiamo portare dietro tutta la famiglia tutte le volte, perché sennò diventa insostenibile, primariamente a livello economico, ma anche per lo sviluppo di un qualcosa per chi ti sta intorno. Io in 10 anni di in 11 anni di professionismo, il prossimo che inizia sarà, è il sesto club per cui lavoro, quindi io ogni 2 anni ho cambiato casa. Ipoteticamente pensare, immaginare di dover spostare una famiglia o di spostare degli affetti ogni 2 anni per seguire quello che è la mia passione ed è il mio lavoro, ma non è detto che perduri sempre, io non ho la garanzia di avere un lavoro tutti gli anni, di conseguenza credo che sia egoistico da parte noi chiedere sacrifici di un certo tipo alle nostre famiglie. Ovviamente ci dobbiamo far carico noi e chi ci sta intorno di gestire la lontananza, che comunque è un fattore nel nostro mestiere, ed è un fattore sicuramente che molte volte pesa. Hai parlato di diversi club, una media di spostamenti abbastanza anche radicali ogni circa 2 anni. Ti chiedo, quando si entra in un club nuovo, quanto ci si deve adattare da parte tua nei confronti del club e quanto il club si deve adattare a quali possono essere non tanto le tue scelte, ma il tuo modo di operare, che ovviamente sarà diverso da chi c'è stato prima e da chi verrà dopo. Ma inizialmente, intanto c'è da fare una premessa, dipende come si entra in un club, perché io adesso entro in un club col ruolo di primo allenatore, quindi a capo di progetto tecnico. E quindi se entri con questa carica hai la possibilità ovviamente di mettere un pochettino più del tuo, o perlomeno speri di riuscire a mettere un po' più del tuo in tutta questa nuova realtà dove vai a cimentarti. Tante volte però ci entri magari come assistente allenatore e sono allenatore esattamente tanto quanto me, quindi lì magari non hai tu in prima persona, quindi devi entrare in punta di piedi, devi entrare in simbiosi con uno staff che magari è già preesistente oppure con uno staff nuovo che si crea in loco in quel momento, quindi sono tante le dinamiche. E altra cosa importante, secondo me discriminante importante, è dipende quali sono le caratteristiche del club all'interno del quale vai a inserirti. Io, per esempio, quest'anno ho la fortuna di entrare in un club che mi ha dato abbastanza carta bianca nel bene o nel male, perché poi dopo le responsabilità sono mie, ovviamente, ma mi è capitato anche di entrare in club dove, diciamo che, o vedere lavorare primi allenatori quando facevo l'assistente, in club che magari erano già molto strutturati, di conseguenza l'allenatore arrivava e allenava la squadra, aveva magari voce in capitolo su alcune situazioni di mercato, ma l'organizzazione esterna, eccetera, era abbastanza organizzata. Poi va da sé che se il rapporto si consolida, se c'è stima reciproca, ci si viene incontro. Quindi nel corso di un rapporto lavorativo, come credo in qualsiasi altro ambito, si cerca appunto un compromesso per cercare di rendere al meglio, perché poi quello che in fondo è importante è sempre la performance del gruppo squadra. Di conseguenza non importa tante volte da dove arrivano le decisioni, se le decisioni sono decisioni vincenti che portano al massimo del risultato. Bisogna capire quando magari queste decisioni non portano al massimo risultato, se è un problema delle decisioni, della catena di comando, piuttosto che delle cose accessorie che ci sono intorno, insomma. Domanda un po' provocatoria. Tu sai che io parlo di in Italia perché ovviamente parlando italiano, ho vissuto per più di 40 anni in Italia, mi viene più facile parlare dell'Italia. Quando le cose vanno male, siamo tutti allenatori, non vale solo per la pallavolo, vale un po' per tutto. Ci piace dire la nostra, siamo convinti di essere sempre migliori di quelle che sono le scelte che ha fatto qualcun altro. Ti chiedo, nei tuoi tanti anni già di carriera, non ti sei mai seduto o sdraiato nel letto, luce spenta, fissando il soffitto, e chiederti, allora, se la squadra vince, sono brave le ragazze, se la squadra perde, è colpa dell'allenatore. Responsabilità, sì, come hai detto tu, però non ti sei mai detto, cavolo, però avrebbero potuto anche dire bravo questo Filippo che ha messo su questa squadra e ha portato questi risultati, magari anche insperati all'inizio? Ma sul fatto che siamo tutti allenatori, quello è vero, nel senso che anche io
per l'amor di Dio, quando guardo gli altri o quando guardo gli altri sport, mi immedesimo e mi voglio sostituire, magari non conoscendo le dinamiche, come fanno e come è normale che facciano tutti anche quando commentano il mio di lavoro. Ma io credo che sia parte del gioco, non è sempre così vero, nel senso io sono stato, ho vissuto in realtà che hanno sempre reso merito al lavoro svolto anche dallo staff, che non è cosa da poco ed è una fortuna, tra l'altro. Sicuramente io dico sempre che un bravo allenatore con le giocatrici scarse potrà fare un buon lavoro, però il risultato sportivo è quello che è. Un allenatore normale con le giocatrici forti otterrà sicuramente un ottimo risultato, perché in fin dei conti noi mettiamo insieme, cerchiamo di far coesistere, cerchiamo di far rendere al meglio ogni giocatrice per il proprio talento, ogni giocatrice all'interno di un gruppo, ma in fin dei conti la prestazione in campo sportiva è della squadra. Noi possiamo intervenire in una fase di preparazione, in una fase di gestione della partita, però credo sia abbastanza naturale individuare nel momento dell'ottimo, diciamo, della prestazione vincente, la grande prestazione dell'atleta, perché è quella che salta all'occhio. Quindi, a meno che poi la pallavolo è uno sport un po' più complicato da questo punto di vista, perché non vinci la partita con un episodio, è difficilissimo, perché comunque devi mettere a terra 75 palloni, per esempio, facendo un parallelo, per esempio, col calcio. O col basket, se si fa un ultimo punto a fil di sirena, magari per uno schema disegnato dall'allenatore piuttosto che da un cambio azzeccato, o nel calcio con una sostituzione azzeccata, allora uno può vedere, ma è l'occhio del tifoso che dice: ah, ha fatto quella sostituzione, ha vinto la partita con quella sostituzione. Difficile, cioè l'ha vinta come l'ha persa e come allora magari poteva metterla dentro prima. Cioè, bisogna guardare la totalità della dinamica, di conseguenza, nella pallavolo. Questo ragionamento è un po' più difficile perché, a meno che tu sul punto decisivo non metti dentro una ragazza che entra e spacca il pallone in battuta, e allora sei stato bravissimo, però è stata più brava lei perché poi bisogna farlo, lei, ed è giusto così. Credo che sia più facile individuare nella giocatrice e quindi anche da parte delle società, ma soprattutto più che dalle società, anche da parte dei tifosi, sia più facile vedere nel momento della vittoria la grande performance della squadra e magari se la squadra non gira. Additare, oltre che le prestazioni individuali dei singoli giocatori, magari additare l'allenatore in quanto responsabile di un progetto tecnico. Però, ripeto, credo sia abbastanza normale anche perché noi siamo uomini soli in un qualche modo. Sì, abbiamo uno staff che ci sorregge, ci appoggia, o perlomeno dovrebbe teoricamente farlo. Ma siamo noi, cioè ci sono 12 giocatrici a fronte di un allenatore, quindi è difficile mettere in croce 12 giocatrici, un gruppo squadra completamente, se non per motivi extra pallavolo. Ripeto, e sto parlando di pallavolo, ma parlo anche in un contesto di qualsiasi altro sport. Se ci sono tanti giocatori, tante giocatrici che lavorano all'interno di una squadra, sarà mai possibile che tutte stiano lavorando male? Quindi cos'è? Colpa di Tizio o di Caio piuttosto che merito dell'altra? Si trova l'allenatore che fondamentalmente è lì ed è pagato per far rendere le giocatrici. Poi magari le giocatrici non rendono per altri motivi. Però fa parte anche del nostro ruolo cercare tutte le strade, anche quelle che conosciamo meno, quelle che sono meno nelle nostre corde, per far rendere la squadra. Quindi a volte ti viene da dire: sì, ma ho vinto una bella partita, mi sarebbe piaciuto avere il titolo, no, a 5 colonne, 9 colonne sul giornale il giorno dopo, invece ce l'ha avuta la giocatrice che ha fatto 30 punti. Fa parte del mestiere, credo che sia normale. Ecco, io sinceramente non vivo per quello, vivo nel fatto che, cioè vivo, mi piace e sono soddisfatto del fatto che la gente si ricordi del fatto che posso aver lavorato bene alla fine di una stagione, non tanto della singola partita. E se tu fai bene nell'arco di una stagione, il merito ti viene comunque riconosciuto, ecco. Allora, entriamo un po' nel tecnico e parliamo di pallavolo giocata, ovvero le posizioni in campo. Allora, abbiamo due schiacciatori, un centrale, un opposto, un libero, un palleggiatore. Allora, sappiamo che nell'arco degli ultimi, oramai possiamo dire, 20 anni, la pallavolo è cambiata molto. È cambiata molto. C'è chi dice nel bene, io per esempio che sono un pro vecchia pallavolo, dico che certe cose si potevano anche limare o addirittura risparmiare.
hai avuto, se non come allenatore, come giocatore, la possibilità di vivere un po' tutti e due questi mondi. Quali sono, non solo quali sono le differenze sostanziali che ormai i giovani d'oggi non possono nemmeno sapere che cosa c'era allora. Secondo te tutti questi cambiamenti hanno portato del bene alla pallavolo? Ma allora, se parliamo a livello regolamentare, credo di sì, sinceramente, perché è uno sport molto più televisivo, molto più avvincente. La vecchia pallavolo, quella che secondo me le grosse differenze nel regolamento da pallavolo sono due: l'inserimento del rallying point system, quindi viene a cadere il vecchio sistema di punteggio, e l'inserimento del libero. Queste sono le due regole che hanno rivoluzionato il gioco da pallavolo. Poi dopo si può parlare di tattica e di tecnica, che è sempre in evoluzione. Secondo me queste due regole portano a una maggiore spettacolarità dello sport e spendibilità anche a livello dei mass media, della televisione o di tutto quello che è oramai streaming sulle varie piattaforme. Per il semplice motivo che prima una partita di pallavolo poteva essere lunghissima, a volte noiosissima, anche perché magari si rimaneva bloccati per minuti, minuti, minuti sullo stesso punteggio, e diventava secondo me uno sport per intenditori, cioè l'appassionato che guarda la partita di calcio spera di vedere un 5 pari, non spera di vedere un 1-0, magari giocato benissimo tatticamente. Lo sportivo che non è conoscitore del basket spera di vedere una partita di NBA che finisce 120-118, non una partita magari giocata benissimo che rimangono entrambe le squadre sotto 100, perché la spettacolarità credo che sia quello che paga. Di conseguenza la pallavolo, senza avere una grossa alternanza col rischio di fossilizzarsi su situazioni di punteggio abbastanza importanti anche per lungo tempo, rischiava di diventare uno sport per esperti che potevano apprezzare il gesto tecnico, potevano apprezzare la scelta tecnica piuttosto che tattica di un giocatore o di un allenatore. Però per arrivare al grande pubblico credo che sia stata fondamentale questa innovazione. E io ho giocato con Rallying Point, o senza Rallying Point System, e ho giocato con Rallying Point System. Anche per un giocatore è cambiata notevolmente. Poi io non sono mai stato un giocatore di alto livello, quindi faccio fatica forse a immedesimarmi, però anche l'adrenalina del fatto che ogni pallone che ti giochi è una possibilità di punto, mentre prima era nel 50% dei casi era la possibilità di poter ottenere un punto l'azione successiva, è concettualmente molto diverso. Credo che in questa seconda fase il livello di attenzione sia sempre massimo, perché sai benissimo che se perdi un break point poi di recuperarlo diventa più complicato, mentre prima magari potevi temporeggiare, potevi avere la rotazione che non era la tua vincente, quindi cercare di cambiare subito rotazione per arrivare a quella vincente insieme a una base di cambi palla. Adesso è molto, secondo me, è un po' più complicato. L'altra innovazione che secondo me è fondamentale nel gioco è il libero, che ha obiettivamente cambiato il gioco, cambiato oltre che le regole, cambiato proprio la formazione dei giocatori, eccetera, eccetera. E credo che anche qui sia un'evoluzione dello sport. Se noi guardiamo il kicker del football americano, cioè kicker, cioè fa quello di mestiere, punto, cioè non fa niente, molte volte non fa nient'altro, cioè entra per fare qualcosa, finito. Nel calcio c'è il portiere, gioca diverso, c'ha le regole diverse. Quella è la sua peculiarità. Poi dopo uno mi può dire: sì, ma però in questo modo chi viene sostituito dal libero non si creano più giocatori nel settore giovanile. Quello è un alibi. Cioè, se tu vuoi creare un giocatore nel settore giovanile, il fatto di avere l'inserimento del libero già nei settori giovanili non preclude la possibilità di insegnare a difendere i centrali, faccio un esempio, o di insegnare a alzare, a fare un'alzata a tutta la gente che non sia un palleggiatore, perché nell'alto livello la fa il libero, capito? Però voglio dire, nel resto non è che la mia squadra, gli altri non si allenano a fare un'alzata. Poi ovvio che in partita c'è un sistema per il quale la deve mettere il libero se il primo tocco è effettuato al palleggiatore, ma nel caso il libero non ci sia, tutti gli altri devono mettere una palla attaccabile. Di conseguenza io lavorerò durante la settimana, rientra sempre in quel concetto che facevo prima, di cui parlavo prima, di che il pubblico non vede quello che c'è durante la settimana. Quindi chi mi dice: ah, ma col libero i centrali non difendono più, non è detto, cioè, perché
perché se io faccio 100 ore di allenamento in una settimana, ho esagerato un numero, in queste 100 ore i centrali difendono, non sarà per le 5 ore della partita della domenica che non sanno difendere, sarà, se non sanno difendere, o perché sono scarso, perché io non ci ho lavorato durante la settimana, ma non sarà colpa del libero che fa il suo mestiere. Ma questa è una domanda un po', sempre un po' provocatoria, dove forse è più la curiosità. Allora, il centrale è quello che in prima linea lavora un po' più di tutti, perché corre, che non che sia sempre a muro o che sia con la finta dell'attacco, forse è quello che fatica di più in prima linea. Passandolo, quando passa in seconda linea, viene sostituito da questo libero. Secondo te l'idea era quella di far respirare il centrale, o perché il centrale di natura è tendenzialmente più alto, ha una fisicità differente, mentre il libero magari è un po' più piccolino, è più agile sulle gambe? Qual è il motivo della sostituzione con il centrale? Ma allora, che il centrale sia quello che io dico che è frustrato, perché è un bruttissimo mestiere fare il centrale, perché corri come un disgraziato, la palla la tocchi se te la danno o se ti tirano addosso, quindi diventa abbastanza complicato. Però credo che la ratio fosse quella di inserire uno specialista della seconda linea, perché non c'è scritto da nessuna parte che io devo andare a sostituire il centrale. Cioè, io basta che ci sia uno scambio, cioè il libero che esce deve stare in panchina uno scambio. Quindi la logica prevede che tu lo sostituisci per il giocatore dello stesso ruolo, perché nella formazione sono in ordine in questo modo, ma non c'è scritto da nessuna parte. Se io avessi un centrale, per esempio, bravissimo a attaccare da seconda linea e il mio opposto fosse scarso a attaccare dalla seconda linea, io potrei togliere l'opposto e far giocare il centrale da seconda linea facendolo schiacciare e mettendo il libero da un'altra parte. Quindi non è per far respirare il centrale, non è... Sì, è per una forma di conformazione fisica, ma ripeto, è perché va inserito uno specialista che deve avere determinate caratteristiche, soprattutto tecniche, ancor prima che fisiche. Detto questo, sicuramente la possibilità di avere per i centrali una boccata d'ossigeno nelle tre rotazioni, perché ripeto, a volte i centrali vanno in panchina e stanno in panchina 10 minuti, ma a volte i centrali stanno in panchina e stanno in panchina un minuto e mezzo, perché se in sei scambi ci sono tre battute sbagliate, sei stato in panchina un minuto e mezzo, e quando torni davanti devi iniziare a correre su 9 metri di rete e a saltare sulle finte sperando che il pareggiatore ogni tanto te la dia. Quindi la logica è assolutamente quella di inserire uno specialista. Poi dopo, che vada a sostituire il centrale, che è anche quello che fa più fatica in prima linea, questa è stata una conseguenza sicuramente. Allora, capita ancora che quando fai gli allenamenti ti venga da dire alle tue ragazze: no, ma guarda, se il bagger lo fai così piuttosto che così, oppure stiamo parlando già di un livello tecnico dove loro tendenzialmente sanno già cosa fare e i tuoi sono solo accorgimenti tecnici sulla posizione o su uno schema? Ma allora, premessa, io dal punto di vista tecnico non sono stato formato a una scuola di allenatori, sono autodidatta, di conseguenza tante volte mi trovo in difficoltà, anche quando mi capita di fare corsi allenatori, spiegare la tecnica, mi sembrano sempre situazioni molto scolastiche, molto legate magari a delle teorie che, per l'amor di Dio, sono validissime, però poi dopo bisogna metterle in pratica. Detto questo, io non sono sicuramente un allenatore che va a intervenire in maniera minuziosa sulla tecnica, ma anche per limiti miei, sinceramente. Cioè, io devo rendere un gesto efficace. Che il gesto risulti efficace per frutto di una tecnica da me condivisa, da me preparata, da me sviluppata, benissimo. Ma se tu fai il bagger al contrario rispetto a quello che farei io, il pallone va sempre là, per me c'hai ragione te. A me è capitato anni e anni fa, lavorando con una giocatrice, tra l'altro uno dei migliori liberi italiani, io facevo il terzo allenatore all'epoca, parte una stagione importante, dovevamo vincere, quindi si parte inizio stagione, parliamo con il resto dello staff, ma secondo me se cambiamo l'impostazione, ho detto bene, proviamo. Abbiamo provato 15 giorni a cambiare l'impostazione, dopo il pallone andava da tutte le parti tranne dove doveva andare, e abbiamo detto benissimo, torna pure a fare il tuo bagger, tra virgolette, al contrario dal punto di vista tecnico, che se il pallone va là,
siamo contenti tutti, perché intanto l'obiettivo è sempre quello, non è la perfezione tecnica che non esiste, perché non c'è una tecnica. Cioè, c'è una tecnica, ma ce ne sono tante, ci sono tante scuole, ci sono tante scuole di pensiero, ci sono tante scuole di allenamento. Qual è quella giusta? Quella che il giocatore, quella che riesce a far rendere il giocatore al massimo. Questa, secondo me, è la logica. Di conseguenza, quello che io vado sempre a cercare è questo. Io sono stato formato anche per il percorso che ho fatto da scoutman, da videoman e poi da assistente allenatore, a osservare molto quello che c'era dal punto di vista tattico in campo, quello che si sviluppava dal punto di vista tattico. Quindi io sicuramente ho una grossa attenzione su tutto quello che è lo sviluppo del gioco dal punto di vista tattico e la limitazione dal punto di vista tattico del gioco degli altri. Certo è che io dico sempre la differenza tra allenare un settore giovanile e l'altissimo livello è che sul settore giovanile tu devi avere ben chiaro come costruire un gesto tecnico. Nell'alto livello tu devi avere l'occhio per vedere, devi avere. È meglio se hai l'occhio per vedere quello 0,1% che può migliorare la prestazione di un giocatore che è già di altissimo livello, quindi non gli devi insegnare niente, però gli devi dare quella parola, quell'indicazione, cioè devi provare a dare quella parola, quell'indicazione che possa far scattare in lui, che possa rendere l'idea a lui di come migliorare un suo gesto tecnico, che ribadisco, allenando in Serie A è già di altissimo livello, perché nessuno arriva in Serie A solo per doti fisiche o chissà per quale motivo, arriva perché c'è una grandissima capacità tecnica. E molte volte andare a limare quello 0,% che gli può far alzare il rendimento, a volte non si vede neanche dove sia il problema. Cioè, mi è capitato anche quest'anno di non cavarci fuori i piedi, di provare in tutti i modi, poi dire basta, non ci riesco, cioè, non ci riesco, non ho trovato la chiave giusta. Ecco. E quindi tante volte diventa diventa fondamentale avere focus e riuscire a individuare qual è la problematica, anche minima, perché, ripeto, tecnicamente i giocatori sono già molto evoluti. Hai parlato di anni con ragazze più piccole, hai parlato di scoutman e dal tuo punto di vista, dal tuo occhio, si vede subito se quella ragazza c'ha quel qualcosa in più o se con i tuoi accorgimenti tecnici può arrivare dove non solo tu vuoi che arrivi, ma quello che in quel caso il livello della squadra o del campionato deve portare quella ragazza ad essere. Subito no, o meglio, cioè, a meno che tu non ti si presenti un talento incredibile che allora vedi, perché soprattutto se hai a che fare con i settori giovanili, magari il talento fisico piuttosto che un talento tecnico, una grandissima abilità nel gestire il pallone, nel leggere le situazioni, però poi c'è sempre anche un discorso di crescita fisica che soprattutto nel settore giovanili diventa predominante. Tu magari hai una ragazzina di 16 anni che è già svegliissima, perché capisce il gioco, perché è coordinata, perché quindi di conseguenza già si capisce il gioco, è coordinata e sa fare un bagger, sa già giocare a pallavolo. Però magari nel lungo periodo non si sviluppa fisicamente come si dovrebbe per un giocatore di alto livello e quindi rimane un grandissimo prospetto, magari tecnicamente incredibile, però poi tecnicamente incredibile c'è sempre da giocare con una rete, ci sono sempre delle misure in un qualche modo da raggiungere. Non voglio dire che a pallavolo è solo uno sport per altri, però è una condizione quasi fondamentale. Ecco, adesso giocatori sotto il 1,80 m in Serie A obiettivamente ce ne sono molto pochi e quelli che sono sotto il 1,80 m, parlo di femminile perché a maschile non esistono, liberi esclusi, sono giocatori che hanno caratteristiche fisiche clamorose e hanno capacità tecniche clamorose, di conseguenza quelle le vedi. Sul fatto che si possa vedere, sul fatto che ci siano degli indicatori, sicuramente. Sul fatto che siano indicatori che diano assoluta certezza del risultato, assolutamente no. E si può avere un'idea di quali possono essere i gradi di sviluppo dove una giocatrice può arrivare, dopo poi fa tanto anche come la giocatrice affronta gli anni successivi, come la giocatrice, perché finché uno è un talento nelle categorie junior magari gli viene tutto naturale, quando poi inizia a sbattere i denti, perché a meno che tu non sia un talento incredibile, che allora arrivi in Serie A e sei già dominante o comunque un giocatore importante, magari sbatti i denti, non trovi posto in campo, devi scendere in A2, devi scendere in terza serie, insomma, quindi dopo tornare fuori c'è anche una componente caratteriale che non puoi vedere da subito e anche dal punto di vista tecnico ci sono troppe sfaccettature per mettere la mano sul fuoco
fatto 100 i giocatori che puoi vedere, sulla mano sul fuoco ce ne metti su 3 o 4, che sono quei talenti cristallini che dici, se non succede un disastro fisico, che succede un grosso infortunio, questo arriva. Ho notato nell'arco degli anni, da appassionato di pallavolo, una sorta di metamorfosi nella battuta, ovvero una volta la battuta in salto la facevano in pochi eletti. Oggi ho notato che, non voglio dire se non batti in salto non sei nessuno, ma viene molto più facile vedere una battuta in salto piuttosto che una battuta piazzata coi piedi a terra. Che cosa è cambiato e l'allenatore influisce? Può chiedere a chi è in battuta, puoi per cortesia battere in salto piuttosto che piedi per terra? Beh, è cambiata a pallavolo, è cambiata a pallavolo che va nella direzione del maschile, anche da questo punto di vista. La pallavolo adesso è anche femminile, tanto si sono alzate le altezze medie, delle persone che giocano a pallavolo. La rete non si è alzata, si è alzata la prestazione fisica, di conseguenza ci sono giocatrici che arrivano veramente ad altezze importanti. Una volta la battuta tattica poteva essere una soluzione, una panacea contro tutti i mali. Adesso, se tu batti semplice, considerato che c'è il libero, che è uno specialista della ricezione, uno dei due ricettori che sicuramente sa ricevere molto bene, quell'altro, solitamente se la squadra è composta in maniera equilibrata, diciamo che tiene il campo, fa pensare di vincere una partita solo con una battuta semplice, è impossibile, ecco. Di conseguenza il fatto di forzare la battuta e per mettere in difficoltà, perché la battuta non diventa altro che il primo attacco che tu hai a disposizione, cioè tu parti con la palla in mano, non può essere un vantaggio per gli altri, perché se io batto semplice, gli altri ricevono semplice e hanno tutte le opzioni di attacco. Io devo mettere in difficoltà in maniera da togliere opzioni di attacco, non devo magari raggiungere il punto diretto, ma devo mettere in difficoltà, devo obbligare un'alzata di palla alta senza il centrale. Magari devo battere corto sul centrale perché se il centrale non sa ricevere, oppure devo battere corto sullo schiacciatore di prima linea che va per terra e non riceve, allora chiedo una battuta tattica, ma il grosso deve essere una battuta che va forte. La palla deve andare, ci sono degli standard per i quali ci sono delle velocità, per i quali la battuta diventa, si vede in maniera clamorosa dagli studi, che da lì in poi la battuta diventa difficile da contenere per chiunque, anche per il miglior libero al mondo, per il miglior ricettore al mondo. Quindi il gioco spingere la battuta al massimo fino al limite dell'errore e gestire il numero degli errori, perché io quest'anno, per esempio, con una squadra a Filotrano ho costruito una squadra di battitrici e mi è capitato di sbagliare. Io mi ricordo, sono stato messo in croce perché la seconda di campionato abbiamo preso un 3-0 in un'ora senza vedere il pallone con 18-19 battute sbagliate in 3 set. E la mia risposta è stata: signori, se volete che queste facciano punto, prima o poi bisognerà anche accettare che sbaglino, perché se no, se battessero forte, facessero sempre punto, brave, complimenti, facile. È come quello che deve, in Formula 1, per fare il giro veloce devi prendere tutti i cordoli, a volte che prendi i cordoli sbagliato, sbagli il giro, fa parte del gioco, però se giri a mezzo metro dal cordolo, in pole position non ci vai mai. Quindi la gestione dell'errore, la gestione del rischio, fondamentale. In questo si inserisce anche il lavoro dell'allenatore che non può inventarsi niente nel momento della partita, quindi deve sapere per filo e per segno le caratteristiche tecniche delle proprie giocatrici, le può sviluppare. È difficile chiedere a una giocatrice che non batte mai in salto di battere in salto. È un percorso che si può fare, ma si parla, a meno che non l'abbia fatta, poi abbia smesso e tu le chiedi di ripetere, di riprendere nel corso della propria carriera. Se è un giocatore che non ha mai battuto in salto, stiamo parlando di settimane e settimane di allenamento per arrivare ad avere una credibilità della battuta in salto. Di conseguenza può risultare anche complicato, ecco, da questo punto di vista, però sicuramente il ruolo dell'allenatore è di dare un'indicazione: vai di là, buttala di là, che il buttala di là non è batti semplice, però cerca di non sbagliare. Quindi fatto 100, quella che puoi spingere al massimo, batti una battuta la metà delle tue potenzialità in maniera tale che è una battuta sì credibile, ma che il margine d'errore si abbassi molto. Quindi anche quello fa parte della preparazione della partita, fa parte dello studio dell'avversario in base alle determinate situazioni di cui ti puoi avvantaggiare, in base sia alle carenze dell'avversario, ma anche in base alle specifiche tecniche delle tue giocatrici, ecco. E qui ti faccio quella domanda che avevi un po' iniziato a parlare all'inizio e parliamo di questa tecnologia. Un
Una volta hai detto, la partita non te la puoi reinventare, una volta che sei lì devi avere già le idee molto chiare. E quanto la tecnologia, l'uso di questi tablet, iPad, dove immagino abbiate in tempo immediato, in tempo diretto, tutte le statistiche, immagino delle vostre atlete, ma anche delle avversarie, quanto oggi aiuta rispetto a ieri, quando questa tecnologia non c'era, per permetterti di cambiare in corsa non tanto una battuta, ma quanto dove magari battere, perché in quel momento quella giocatrice sta rendendo meno, quanto c'è ancora l'occhio e la sensazione umana e quanto invece c'è il tablet e le statistiche che fanno la differenza. Ma io vado un po' controcorrente, io detesto avere delle cose in mano durante la partita, quindi non ho mai il tablet in mano, non ho mai lo streaming con ritardo di gioco per vedere cosa è successo in campo, ma perché sono una persona che gesticola, sono una persona che sta di fianco alla linea adesso che si può stare, io sto un passo fuori dalla linea laterale perché voglio avere il punto di vista più possibile delle giocatrici. Di conseguenza io vado molto a occhio, devo essere sincero. La mia sensazione è quella che il più delle volte mi fa gestire l'80% delle situazioni. Poi ho uno staff che lavora con me e che magari mi riempie di input, mi dà 100 input, di 95 non me ne faccio nulla, o perlomeno non li ritengo importanti. Magari ci sono, tra quei 5 ce n'è uno che mi fa vincere un set. Perché magari mi dà un'indicazione su una situazione di distribuzione del palleggiatore avversario, piuttosto che su una situazione di muro di difesa degli avversari, oppure su una difficoltà magari di una mia giocatrice che io non ho visto, non ho ravvisato, che però la statistica mette in chiara evidenza. Ecco. Però credo che la parte delle statistiche sia veramente importante nella preparazione delle partite e nel lavoro durante la settimana in palestra. Cioè di filmare allenamenti, di correggere attraverso il video, questa cosa sì, poi non sempre è possibile farlo perché comunque porta via una mole importante di tempo, quindi bisogna avere uno staff numericamente importante, però credo che sia soprattutto lì la grossa differenza, la statistica dà un grosso vantaggio in quella situazione. Nella partita sì, c'è un insieme di statistiche, però perlomeno per quel che mi riguarda sono un accessorio non così importante. Io l'anno scorso, per tutta una serie di situazioni in trasferta, non avevo lo scoutman e andavo in panchina e andavo a fare le statistiche. Ma anche quest'anno non avevo lo scoutman in trasferta, quindi io la partita in trasferta le facevo senza statistiche, cioè andavo a occhio. Quindi, e ho fatto la Serie A e mi sono salvato. Quindi non è che è necessario. Se ce le hai, è meglio, se ce le hai, è sicuramente meglio. Se ce le hai, se non ce le hai durante la settimana diventa un problema perché con i livelli di studio degli avversari, se tralasciando l'aspetto dello studio della propria squadra, ma anche solo studiare gli avversari senza un software che ti semplifichi il lavoro di editing video e che ti semplifichi il lavoro di raccolta e analisi delle statistiche. Cioè, avremmo bisogno di uno stenografo che raccolga tutte le statistiche possibili e immaginabili e di gente che te le riordina secondo grafici. Fortunatamente la tecnologia con un clic di invio e quattro formule messe dentro a un foglio di un programma che le fa da solo, ti danno tante cose. Con quelle non vinci le partite, perché poi c'è sempre una componente umana di realizzazione di un piano gara, però un piano gara. Giocare una partita con un piano gara, tra virgolette, vincente, o giocare una partita con un piano gara casuale, che magari non è vincente, c'è una bella differenza. Ecco, sinceramente, credo che quella la tecnologia intervenga in maniera molto importante sul discorso della preparazione della partita, perlomeno per quel che mi riguarda. Ecco. Hai citato la parola vincenti, allora ti chiedo da allenatore ovviamente, dove si vince una partita e come prepari le tue ragazze, scusa, ad essere vincenti, perlomeno mentalmente vincenti? Allora, ti ho Mi perso. sentite? È Eccolo, partita? eccolo. Sì? Mi Sì. sentite? Allora, io ti sento bene. Io non sento voi però. Aspetta perché io non sento te. Allora, Leggo il labiale. Beh, intanto ti rispondo alla domanda sperando che rientri l'audio.
Ti dicevo, io credo che la chiave principale sia il fatto di mettere le giocatrici davanti alle proprie responsabilità e chiarire alle giocatrici che cosa si chiede e dove possono arrivare. Perché fatto quello si può veramente avere un'idea chiara di cosa le giocatrici possono dare e non creare false speranze. Perché se uno crea false speranze, dopo la giocatrice si mortifica perché non arriva a un risultato. Ma il segreto è quello, credo. E poi dopo io non sono uno studioso di mental coaching, eccetera, eccetera. Sento tante strade che portano tanti discorsi, chi motivazionale, chi di andare alla, tra virgolette, guerra, chi la butta sull'agonismo, chi la butta sul siamo un grande gruppo, ci divertiamo. Ogni gruppo penso che abbia le sue chiavi per diventare un gruppo vincente. Detto questo, credo che, come ho detto prima, la chiave fondamentale sia avere una sincerità nei confronti della squadra, cioè dire noi siamo questi. Noi possiamo arrivare lì o dobbiamo arrivare lì perché quello è il nostro minimo sindacale. Siamo costruiti per quello, dobbiamo giocare questo tipo di pallavolo. Se giochiamo questo tipo di pallavolo, sicuramente ce la faremo. E detto questo, non è sempre automatico. Non è sempre automatico, non è automatico che le giocatrici, recepiscano come magari lo intendiamo noi. E di conseguenza è tutto molto, molto, non dico complicato, però a volte si va anche per tentativi. Però, ripeto, la mentalità vincente in una squadra la si installa, perlomeno io cerco di instillarla dando una oggettiva analisi della situazione, di quello che può essere la squadra, di dove può arrivare la squadra, e in seconda battuta di mettere degli obiettivi chiari in maniera tale che la gente lavori sempre in un contesto di agonismo alto, perché allenarsi 2 all'ora, io dico sempre che porta sfiga, passami il termine, perché quando mi dico, ma sei stato fortunato, io non lo so se sono stato fortunato, io so che allenarsi 2 all'ora porta sfiga perché è difficile pensare che poi alla domenica si metta in campo chissà cosa. Se uno si allena forte, se uno si allena sempre o sempre al massimo delle proprie possibilità, credo che un qualche cosina possa servire anche a livello mentale, cioè ti porta sempre ad avere l'asticella più alta, cercare sempre l'obiettivo successivo e non accontentarti mai. Detto questo, tante volte non si ha la bacchetta magica, a volte alcune giocatrici arrivi, magari anche solo con una pacca sulla spalla, se quella che so che la tocchi si innervosisce, cioè quella che se non la sproni anche magari in maniera un po' dura si appiattisce, c'è quella che invece bisogna andare lì con tutti i crismi, ma quello fa parte anche della vita, cioè non è solo nel mondo dello sport, credo che in qualsiasi ufficio del mondo, se tu hai a che fare con tante persone, uomini o donne che siano, non ti possa rapportare a tutti nella stessa maniera. Ecco. Allora, dimmi se ti è tornato l'audio, ovvero Io non se ti mi senti. sento. Allora, aspetta che provo a farti rientrare. Dimmi se adesso mi senti invece. Io non ti sento ancora, aspetta. Allora, intanto parlo e ricordo a tutti quelli che ci stanno Aspetta che seguendo. provo a vedere, Allora, non dimmi ti se adesso sento. ci senti. Adesso. Allora, Prova. io intanto ricordo a tutti quelli che Simone, io non ti sento. ci stanno seguendo che stiamo parlando di pallavolo con il coach del RC Cannes, il coach di pallavolo, Filippo Schiavo. Ci sta raccontando un po' le sue esperienze come tecnico, quindi siamo passati dal campo all'allenatore, stiamo passando dal sport giocato allo sport, tra virgolette, dettato. Cerchiamo di capire come si mette in campo una squadra e adesso sentiamo se mi sente. Adesso Simone ti sento, ho riavviato Perfetto. tutto, scusami ma. Oh, ma no, ma di che? Intanto io ho ricordato un po' a tutti quelli che ci seguono di che cosa stiamo parlando e il perché siamo qui oggi. Allora, la domanda che ti faccio subito così è, Sì. stiamo parlando di donne perché alleni donne.
Hai mai allenato anche degli uomini o sempre carriera da allenatore con donne? All'alto livello solo con le donne. Ho allenato settori giovanili, quasi senior, intorno ai 20 anni, maschili. Anzi, fondamentalmente ho allenato più uomini che donne finché non ho iniziato a fare l'alto livello, però alto livello solo, ho solo allenato le donne. Ecco. Quindi non ho metri di paragone se non le frasi fatte o i pareri dei colleghi che magari o amici che allenano maschili in alto livello e quindi parlando con loro vengono fuori delle differenze. Queste, allora, quando parliamo di differenze, che un po' mi hai già risposto alla domanda che ti volevo fare, è: ritieni che un uomo che debba gestire delle donne tendenzialmente più giovani di te possa essere un problema di farsi rispettare, ma non perché non vogliano rispettarti, ma perché magari sono delle ragazze giovani? O comunque c'è moltissimo questo rispetto del quello che dici è legge, o se ne parla, ma comunque l'ultima parola è la mia in quanto io allenatore. Io credo che la palestra sia sempre una democrazia, ma sia una democrazia illuminata da quello che è l'allenatore. E spiego questa dichiarazione. Il mio rapporto con le giocatrici da quando faccio il primo allenatore, anche perché io sono giovane, quindi quest'anno avevo una squadra molto giovane, ma l'anno scorso, per esempio, allenavo giocatrici più vecchie di me, più vecchie, più esperte di me. Se mi sentono, potrei incorrere in cose peggiori. Io credo che sia sempre un discorso di rispetto della persona, ma da tutte e due le parti. Io prima ho parlato di chiarezza negli obiettivi. Io sono una persona che ha dei modi abbastanza diretti, a volte anche non proprio ortodossi, ma sono anche una persona con la quale si può ridere e scherzare senza nessun tipo di problema. Di conseguenza io cerco sempre di impostare il tutto sul dialogo. Di conseguenza ho una mia linea di allenamento, ho una mia linea di pallavolo, ho un mio piano gara, ma ho sempre trovato all'interno delle squadre che ho allenato da primo allenatore, ma che ho anche seguito da assistente allenatore, magari persone dalle quali potevo avere un feedback della serie, ma ho visto un film o è così? Questa cosa che io vi propongo tutte le settimane di fare porta un beneficio o me lo sto immaginando io per autocompiacermi del fatto che sono un bravo allenatore? E così facendo io ho sempre ottenuto rispetto e rispetto per me vuol dire avere fiducia in quello che viene proposto. Non è mancanza di rispetto per me se all'interno di una partita ci può essere il classico vaffa della giocatrice all'allenatore più o meno. Quello fa parte del gioco, fa parte del nervosismo del momento, fa parte del fatto che non siamo in un, cioè siamo in un contesto che a volte trascende l'adrenalina, eccetera, eccetera. Gli scontri ci sono sui posti di lavoro, quindi sempre rimanendo nel rispetto che ci può essere una litigata, ci può essere una sfuriata, se dopo seguo un chiarimento io non vedo mai nessun tipo di problema. Io gestendola così ho avuto sempre buoni risultati. Perlomeno ho avuto dei feedback positivi e dei miglioramenti anche nell'arco della stagione. Il fatto di essere più o meno giovane, secondo me, è relativo, non c'è più, non credo che ci sia più come magari ci poteva essere un tempo, il fatto del rispetto dell'allenatore perché bisogna dargli del lei, piuttosto potrebbe essere mio papà come età, piuttosto che è un adulto, quindi. Credo che il rispetto tra le persone, parlando sempre di alto di professionisti, quindi si presuppone che la giocatrice può avere 17, non di meno, credo che sia il rispetto che si dà ai professionisti che si dà alla persona. Se tu sei credibile come professionista, credo che la giocatrice che è professionale al rispetto te lo dia. Poi ci possono essere dei casi con i quali ci si scontra, ripeto, con i quali ci si rimette, se ci si riappacifica, altri con i quali non ci si riappacifica. Si lavora insieme, si finisce la stagione, poi ognuno per la sua strada, se dipende da te. Se no, se per caso non dipende da te, continui a lavorare magari con una giocatrice con il quale magari non hai un ottimo rapporto fuori dalla palestra, però, cioè fuori dalla palestra, fuori da quello che è strettamente pallavolo. Però devi avere tu e lei, o tu e lui, se è un uomo, la capacità di staccare quelle che possono essere le frizioni per mettere sempre il bene della squadra, cioè il bene della squadra, il risultato della squadra.
che deve essere sempre preminente rispetto a tutto quello che è personale, ecco. Allora, hai parlato di giovanili, abbiamo parlato di juniores, seniores, abbiamo parlato di alto livello. Allora, io sono più vecchio di te, quindi ricordo pallavolo quando ancora c'era il famoso cambio palla, quando per fare un punto c'erano magari 5-10 minuti di sofferenza, un po' come nel tennis, questo andare di qua e di là dalla rete, tre tocchi, eccetera, eccetera. Julio Velasco è stato uno degli allenatori che hanno dato tanto a livello mental. Oltre che in campo, ovviamente, che hanno lasciato tanto. Una delle sue frasi che mi è sempre piaciuta e che porto dentro quando parlo di sport in generale è: educhiamo i giovani a sbagliare. Che cosa ne pensi di questa chiara provocazione? Fa parte della vita, cioè, allora io premetto che ho avuto la fortuna anche di ascoltare Velasco un mesetto prima del lockdown, perché è venuto giù a Filottrano a fare un intervento sui settori giovanili delle Marche, quindi dopo c'è stata anche una tavola rotonda al quale ho avuto la fortuna di partecipare, quindi quando parla non è mai banale. Questo diritto all'errore da parte dei giovani e questo insegnamento che i giovani ne devono trarre, credo che sia alla base. E quando io sento parlare, tante volte sento parlare Velasco, sento le citazioni che poi adesso con internet si fa molto presto a trovare, dice cose di una semplicità incredibile, che però nessuno ha mai detto e in linea di massima nessuno neanche fa così, gli è così semplice mettere in pratica. Questo sugli errori è banale, cioè, è banale, ma è banale, è verissima ed è detta da lui, prende ancora maggior valore, perché se lo dice lui, che comunque è stato tra i fautori di una generazione di atleti incredibili, o comunque ha fatto rendere atleti incredibili dal punto di vista tecnico e mentale, li ha fatti rendere portandoli sul tetto del mondo per un paio di volte. Sicuramente è il non rendere banale un concetto banale. Io vivo in campagna, sono nato in campagna, sono stato messo su una bicicletta probabilmente a 3 anni. E quando mi ricordo, mi è sempre stato detto, ma quando hai imparato ad andare in bicicletta non disimpari mai, ed è verissimo, benissimo, però per andare in bicicletta si cade, perché non si nasce che si sa andare in bicicletta, non è nella natura dell'uomo. Se uno gli piace sciare, per sciare deve cadere. Di conseguenza, perché per la pallavolo non può sbagliare? Cioè, io quando sento dire, ma non può sbagliare la battuta sul 24, ma perché? Cioè, ma perché? Qual è il principio? Ma non è il momento per sbagliare. Ho capito, grazie, che non è il momento per sbagliare. Bello, fosse tutto perfetto al mondo, saremmo tutti bravi. Però purtroppo l'errore fa parte della vita, non della pallavolo. Cioè, quello che secondo me è importante è che il ragazzo capisca il perché dell'errore, capisca quando si può spingere al massimo e non lo capisce, ma gli deve essere spiegato. Quando si può spingere al massimo forzando e rischiando l'errore e la soglia di rischio che ogni giocatore si deve prendere è in un determinato momento. Faccio un esempio. Noi quest'anno avevamo una squadra che batteva forte. Io avevo costruito una squadra che doveva fare la differenza in battuta. Quando la battuta non andava, cioè non c'era niente da fare ed era inutile chiedere alle giocatrici di non forzarla perché avrebbero fatto peggio. Dovevano essere in grado di gestire il fatto che magari tu rischi di battere, di avere 2 turni in battuta in un set, tu singolo giocatore. Se le sbagli tutte e due, quella che è il tuo punto di forza, per quel set lì, l'hai buttato via. Ma fa parte del gioco. Ma il set dopo, tu devi tornare in campo con l'idea di spaccare il pallone in battuta, non con l'idea di, ma ho sbagliato 2 volte, allora devo essere conservativo. No, no, perché sennò non sto allenando niente. Poi è ovvio che se me ne sbagli 4, se c'è un momento che non funziona niente, sarò io che ti chiedo, gestisci l'errore. Stesso discorso con i giovani, stesso discorso con i giovani. Cioè io è tanto che non guardo della pallavolo giovanile con attenzione. Mi capitava di guardare la pallavolo giovanile fino a qualche anno fa, magari non di altissimo livello della zona, magari vai a vedere l'allenatore, l'amico, eccetera, eccetera, oppure che gioca contro è.
ma quella squadra lì è una squadra forte perché sbaglia poco. Bah, è una squadra forte perché sbaglia poco, perché quegli altri sbagliano. Ho detto, quando quegli altri di là arriveranno a non sbagliare, se mai ci arriveranno, o se incontreranno una squadra di un livello più alto e questi non mettono per terra il pallone, bisognerà insegnare a sta gente che ogni tanto bisogna forzare il colpo e accettare l'errore e gestire lo stress dato dall'errore. Un'altra cosa che banalissima, che è la teoria degli alibi, famosissima di Velasco, dello schiacciatore che si incavola col palleggiatore, che si incavola con il ricettore perché ha ricezione staccata, che si incavola col custode perché le luci sono piazzate male. È una cosa di una banalità incredibile, però è la cosa più vera del mondo. Cioè, sono tutti concetti che devono passare il prima possibile. Se io dovessi allenare un settore giovanile, e dico sempre che ben me ne guardo perché potrei fare dei danni, a livello tecnico, quindi è meglio che alleni chi è capace. Io credo che quelli siano i messaggi da passare. Il giocatore giovane deve sbagliare, deve avere la possibilità di sbagliare. Sentivo un altro giorno una vecchia intervista di Allegri, l'allenatore di calcio, di cui io mi piace molto come sua mentalità, che diceva: io vado a vedere gli allenamenti dei settori giovanili di calcio, sono già tutti inquadrati, lavorano come le squadre di Serie A. Cioè, i bambini non si divertono, i bambini non hanno la libertà di poter fare una roba fuori dal sistema. Lo stesso discorso nel pallavolo. Cioè, se io sono abituato che se l'alzata non è giusta, devo sempre metterla di là, perché comunque magari sbagliano quegli altri, al settore giovanile paga di basso livello, settore giovanile di alto livello non paga già più. In Serie A non paga mai, cioè in Serie A nelle categorie alte non paga mai, perché se te butti la palla di là comoda per non sbagliare, torni indietro ai 1000 all'ora. Di conseguenza, una volta quegli altri sbagliano, però è la stessa percentuale che sai tu di far punto con una palla difficile. Allora tanto vale provare, che almeno ti togli il gusto di provare, e magari sbagliandone tre prima o poi arrivi. Quindi alle tue ragazze dai sempre non tanto il beneficio del dubbio, ma dai un'area dove possono gestire ogni singola palla come ritengono opportuno, seppur schema chiamato, che però in questi tre tocchi può succedere di tutto. Io devo creare una squadra, devo creare delle giocatrici pensanti che abbiano la possibilità di scegliere quello che fare. Devo creare, adesso sempre parole come se fossi uno fosse Dio, devi costruire un sistema di gioco in cui le giocatrici possono avere delle alternative. Per avere delle alternative devono imparare a pensare quello che è meglio per la squadra. E poi non è facile, per niente, perché vista da fuori è facilissimo, vista da fuori è di una banalità clamorosa. Tu magari sai anche di aver sbagliato a ricezione, il palleggiatore deve fare un miracolo per metterti la palla, quindi già mentalmente sei a debito con la squadra perché già magari hai fatto un mezzo errore. Quell'altro ti mette una palla miracolosa, te devi avere la lucidità mentale di capire cosa c'è da fare in quel momento. Quindi è fondamentale. E poi gli devo dare il bagaglio tecnico. Poi gli devo dare il bagaglio tecnico relativo di ogni giocatore, perché non posso chiedere a tutti i giocatori di fare la stessa cosa. Come non posso chiedere a tutti i giocatori di avere lo stesso margine d'errore. La battuta, che secondo me è il fondamentale più semplice, tra virgolette, perché è l'unico in cui hai la palla ferma e ci sei te e nessun altro. Quindi è inutile che ti incavoli con chiunque, perché cioè, sei te e il pallone, se te lo lanci te, quindi non può essere mai colpa del pallone. Lì ci sono giocatori che possono rischiare, giocatori che non possono rischiare, giocatori che in determinati momenti possono andare perché la squadra magari sta andando bene, quindi possono prendersi un rischio in più, giocatori che in quel momento invece devono essere conservativi, giocatori che il rischio se lo devono prendere sempre perché è loro fondamentale e quindi non mi interessa l'errore da parte loro. Quindi quello è il leitmotiv della squadra, del piano di gioco ed è il leitmotiv degli allenamenti. Si fanno allenamenti in cui l'errore magari strutturi il punteggio dove l'errore non è un problema. Faccio l'esempio più banale del mondo. Giochi, simulazione di partita, l'errore dell'avversario non porta punto. Di conseguenza tutti sono invogliati a tirare ai 1000 all'ora, perché intanto se sbagli non succede niente. È ovvio che non è pallavolo, però io ti devo dare la possibilità mentale di allenarti che l'errore non pesa niente. Poi dopo devo allenarti a capire quando quella situazione è una situazione reale e tu non faccia danni. Quindi io dopo devo darti le condizioni per dire, ascolta, adesso torniamo in time out, qui 14 pari, vai dentro, tiri una canella in battuta, ma se me frega niente, tiri una canella in battuta, vada come vada. Poi la volta che ci va,
sei un fenomeno perché hai fatto il cambio della vita. A volte che perdi, perché giustamente la giocatrice può sbagliare, ma doveva gestirla. Ma quello fa parte del mestiere, quello fa parte del nostro ruolo e fa parte del ruolo della giocatrice che in quel momento ha una responsabilità. E se io mi scarico della responsabilità, cioè tante volte durante il timeout, ragazzi, giochiamo con la roba qua. Dobbiamo fare muro difeso su questa situazione degli allenatori. Per me, della squadra avversaria, per me fa questo. Facciamo questo senza neanche vedere cosa fa il palleggiatore. Andiamo a opzione. Se sbaglio è colpa mia. Ma se sbaglio, io dopo non posso, cioè se sbaglio, scusa, non, se succede qualcosa di diverso, non posso andare dalla giocatrice e dire, no, però io ho sbagliato, però te dovevi metterci una pezza. No, perché non è troppo facile. In quel momento io mi assumo la responsabilità di dire, sono io, tocca a me. Siamo 14 pari, devo provare a vincere la partita. È una situazione che si è ripetuta 100 volte in questa partita, l'azzardo. Se il palleggiatore di là mi frega, devo sperare che la giocatrice mi faccia un miracolo. Se la giocatrice non mi fa il miracolo, alzo la manina, è colpa mia, si parla dopo. Però, nello stesso modo, io la palla dopo devo avere la lucidità e la tranquillità di analizzare che ho fatto un errore, che potevo non prendere una decisione, fare l'ignavo, stare lì e vedere cosa succedeva. Ma se ho preso una decisione, ci sta che la sbagli e di conseguenza devo affrontare l'errore e devo affrontare la palla dopo. Tornando sempre un po' indietro a prima che c'era questo rally point, partite più lunghe, scambi più lunghi, ma soprattutto palla a terra era il 90% delle volte un cambio palla, quindi dovevi fare punto due volte, diciamo, per ottenere il punto. Le partite erano più lunghe, a volte, come hai detto tu, anche di una noia mortale. E, la durata fisica. Possiamo dire che era più importante della fisicità e potenza che magari c'è oggi, ovvero il corpo. Tu hai detto che negli uomini meno di 1,80 m è impossibile vedere nessuno. Impossibile no, però diciamo che ce ne sono molto molto pochi, ecco, mettiamola così. Mentre anche nelle donne abbiamo visto che ci stiamo arrivando a questo tipo di trasformazione. Stiamo portando la fisicità a sopperire alla resistenza fisica perché la pallavolo è diventata più corta. Questa è un grosso punto di discussione. La pallavolo non è mai stato e mai sarà uno sport di resistenza, nel senso, la partita può durare 2 ore e mezzo, ma il tempo effettivo di gioco, cioè quando la palla è in volo, è ridottissimo. Adesso io non vorrei dire, abbiamo fatto uno studio anche quest'anno, ma parliamo di l'azione media della palla, media, sto parlando della pallavolo femminile, nella maschile ancora meno, dura 4 secondi. Poi è ovvio che c'è l'azione da 35 secondi, ma se c'è la battuta sbagliata è un'azione che dura zero. Di conseguenza, io faccio un esempio, vado in battuta, l'arbitro fischia, io ho 8 secondi, quindi ipoteticamente potrei battere dopo 8 secondi, quindi sono già passati 8 secondi. Batto, tiro a metà rete, quindi non c'è neanche un mezzo spostamento degli altri, la palla va di là, va in battuta, non passano meno di 45-50 secondi, quindi c'è tutto il tempo di recupero del mondo. Quindi non c'è mai stato un grosso sforzo di resistenza. Poi c'era uno stress ai salti, c'era uno stress perché magari si ripeteva tante volte lo stesso gesto, ma a livello di resistenza non è la maratona. Cioè, maratona corrono per delle ore senza fermarsi, in ciclismo stanno in bicicletta e pedalano sempre. Poi quando sono in gruppo e vanno i 50 all'ora sembra che non facciano fatica, ma vanno in gruppo i 50 all'ora. Bisogna picchiare sui pedali. Pallavolo. Boh, cioè ci sono 3 battute sbagliate dietro fila, non giochi per 2 minuti. Non giochi per 2 minuti. Cioè il tempo, quello che nel basket, per esempio, il basket giochi sempre, perché la palla quando si ferma il cronometro si interrompe, quindi cioè, quello lì, non so, 4 quarti da 12, sono 4 quarti da 12, non ci sono alternative. Nella pallavolo dipende, ci sono partite da 50 minuti. Che a livello di sforzo energetico sono ridicoli, sono ridicoli. Cioè, si fa molto più fatica ad allenarsi che a giocare, perché in allenamento comunque ci sono quattro allenatori, tre, quattro perlomeno. La fase di gioco del 6 e 6 è relativa dell'allenamento. Magari fai degli allenamenti di intensità dove cade il pallone.
appena cade il pallone c'è uno degli allenatori sotto rete che tira una gran cannonata addosso e si riparte a giocare, quindi te fai sì e no in tempo a capire dove è andata a finire la palla, non sai neanche chi ha fatto punto, intanto c'è un altro che tiene il punteggio, quindi che ci sia questa sopperire il discorso della resistenza, per me la resistenza non c'era neanche prima, cioè era più la resistenza del pubblico a stare seduto sui gradini sinceramente, che quella del giocatore in sé per sé. Che poi la potenza adesso stia prendendo il sopravvento, quello sì, ma perché, e su questo non so se è nella scaletta delle domande, ma anticipo quelli che mi dicono, ah, ma adesso solo potenza non è tecnica. No. Citando, mi dilungo un attimo, la pubblicità della Pirelli degli anni di Ronaldo all'Inter, la potenza è nulla senza controllo. Cioè io per fare una roba ai 1000 all'ora, per tenere una palla che arriva ai 1000 all'ora, intanto devo essere capace di schiacciarla la palla ai 1000 all'ora, primo. E la palla ce l'ho sempre in movimento, mi arriva sempre da un'azione di gioco, quindi devo avere una grandissima capacità tecnica per tirare quella palla. Non è salto e potenza, salto tanto e picchio forte, perché sennò prenderemo dei saltatori in alto. Il libero è agile, sì, per l'amor di Dio è agile, però il libero poi sa mettere il bagger sotto il pallone, perché sennò prendiamo uno che, non so, un ginnasta che è agilissimo. Però poi dopo quando picchia il pallone va in tribuna sempre. Quindi c'è una grandissima componente tecnica. Quando mi dicono pallavolo maschile è meno tecnica perché la palla sta in aria meno, perché non ci sono le difese. Non ci sono le difese perché il pallone va più forte. E allora c'è un limite umano a un certo punto. Per cui se io ho uno che si mette la rete sull'ombelico e tira una cannella clamorosa o questo va in battuta e tira i 120 all'ora, ai 120 all'ora è una macchina in autostrada. Cioè o mi prende. O se mi tira 1 metro e ci può stare perché siamo in tre e il campo è sempre 9 metri, se mi tira 1 metro o faccio un miracolo o fa punto, ma non è un limite tecnico, è la bravura di quell'altro e a un certo punto non è come l'evoluzione tecnologica che si pensa che possa non aver mai fine, a un certo punto il corpo umano c'ha un limite, cioè se te mi tiri una cannonata come una macchina in autostrada a 1 metro di distanza, pensare che io la prenda e la tenga anche dentro un campo che è grosso come un appartamento, perché il campo sono sempre 81 metri quadri, gestibile da un giocatore, magari senza far soffitto, è complicato se non hai grossissima capacità tecnica. Quindi la deriva, quelli che dicono: ah, ma perché la pallavolo femminile adesso sono che schiacci forte, non si vedono più, non c'è più tecnica, non si vedono gli scambi lunghi. Ma perché prima le caratteristiche delle giocatrici non permettevano determinate cose? Perché si era più bassi, perché un giocatore di 1,90 m era un giocatore, dico mostruoso, ma un giocatore importante dal punto di vista fisico. Quest'anno io in squadra ne avevo 4-5 oltre il 1,90 m. Ed era una squadra che doveva salvarsi in Serie A. Le squadre top club al mondo hanno delle caratteristiche fisiche e la rete è uguale. Cioè la rete è uguale, cioè nessuno ha alzato la rete. Quindi è l'evoluzione dell'uomo, nel senso, anche se passano 50 anni, a pallavolo degli anni 50, uno guarda adesso la squadra dei fenomeni, quella che parlavamo prima di Velasco, che tutti battevano piedi a terra. Tutti. Tre battevano su piedi a terra. Adesso non c'è una squadra a livello maschile che ha un battitore a piedi a terra al top del mondo. Non uno, non uno. Quella squadra che dominava il mondo ce n'era la metà. Due, tre, quattro, insomma, in base al sistema che c'era in campo. E la battuta era quella, e infatti venivano indietro degli scaldabagni attaccati dagli avversari, ma c'era meno capacità fisica, di conseguenza magari ci veniva fuori una difesa in più. Adesso diventa veramente complicato. Anche il discorso della velocità del gioco, bisogna essere capaci di giocare, perché io posso essere bravissimo a tirare a canestro, se sono da solo in tutto il campo, io posso tirare da tre tutti i colpi e far canestro, però poi devo tirare da tre. Con la gente che mi corre addosso, io che devo correre al resto e tiro, uno che mi salta davanti, una sirena dei 24 secondi, ci sono tante componenti. Non è il kicker del football di cui parlavamo prima, sei solo te la palla, buona. C'è una pallavolo, c'è una componente di velocità, ci sono anche quegli altri però. Perché se no siamo capaci tutti. Se te mi metti con un pallone a palleggiare dentro un canestro, magari faccio tantissimi canestri. Se però poi devo correre sotto quel pallone, diventa tutto più complicato. Allora, in America si dice confidence, in italiano confidenza, fiducia in se Fiducia. stesso. Come riesci a inculcare alle tue giocatrici la fiducia in loro stesse? Tanto ci provo, non è detto che ci riesca. Torno al discorso di prima.
nelle due esperienze da capo allenatore che ho fatto e che mi appresto a fare, ho avuto la fortuna di poter sempre scegliere tutte le giocatrici. Di conseguenza, la prima arma che io ho sempre detto, ma non era per millantare qualcosa di non vero, era se sei qua è perché io ti ho voluto. Ti ho voluto. Ho voluto te, non un'altra. Quindi, quella, se tu hai fiducia nel mio mestiere, che fondamentalmente sono io che deve darti un'idea di gioco, devi aver fiducia del fatto che io ho fiducia in te, se no avrei preso un altro. Poi devo cercare di dare degli strumenti di analisi obiettiva e oggettiva di quello che viene svolto in campo. Tante volte il giocatore non ha idea della sua prestazione, pensa di aver giocato malissimo e invece ha fatto una prestazione, ovvio che non è che ha fatto la prestazione della vita, però magari pensa di aver giocato malissimo e fa una prestazione normale, niente di scandaloso. Oppure pensa di aver fatto una prestazione straordinaria perché magari ha fatto un finale di set incredibile piuttosto che un rush in un momento che ha messo in difficoltà l'avversario, poi prendi le statistiche e dici, è stato però, abbiamo giocato 2 ore a pallavolo, ti hai fatto forte un quarto d'ora, in quel quarto d'ora lì sei stato inarrestabile, però l'altra ora e 45, quindi alla fine della favola hai fatto una prestazione normale. La miglior strada che io ho trovato per dare fiducia alle giocatrici è di dimostrare quello che loro sono capaci, di dimostrargli, di fargli vedere quello che loro sono capaci di fare, che non vuol dire il video motivazionale, perché il video motivazionale sono come gli highlights dei calciatori. Dopo, se mi fai 4 giocate buone su 100, o se il discorso del tiratore da 3, se ti faccio vedere 10 tiri da 3 perfetti, però ne hai fatti 1000, per mettere quei 10 da lì, non ti posso dire, oh, vedi che sei capace? Sì, 10 su 1000, grazie. Io ti devo far vedere anche quando sbagli, ti devo far vedere le cose che magari non appaiono. E qui il supporto video tante volte è fondamentale, perché magari ci si accusa di responsabilità che non sono proprie. Quindi il mezzo migliore per me per dar fiducia è se sono convinto che quella giocatrice possa avere un punto di vista sbagliato, dimostrargli che il suo punto di vista è sbagliato. Se invece quella giocatrice sta facendo male, obiettivamente sta facendo male e non è in fiducia, sta a me recuperarla dal punto di vista tecnico, dandogli gli strumenti per rendere in un momento di allenamento, perché magari se sta facendo male perde il posto a titolare, faccio un esempio, magari gioca titolare lo stesso, quindi dopo ho la cartina di tornasole della partita. Ma se gli do degli strumenti tecnici per migliorare la sua performance, dopo vado e dico, vedi che però in allenamento lo fai la roba, vedi che però ti viene, vedi che però stiamo lavorando, che c'è una progressione, che non so se prima eri al 30%, adesso sei al 35%, però non posso raccontare che Cristo è morto dal freddo, devo avere un qualcosa, un video, una statistica, un qualcosa di credibile, perché se no dovrei sfociare in un discorso di motivazione che lascio ai professionisti di questo mestiere, cioè ci sono i mental coach, io non ho mai avuto un mental coach nello staff, ho una persona che fa questo mestiere col quale ho iniziato a collaborare tra l'altro per camp estivi, quindi per amicizia in comune, che ogni tanto mi dà degli spunti, ma perché magari sento un'intervista, vede un mio intervento, allora magari mi dà un qualche consiglio. Lui è una persona in grado di trovare dentro alle persone un qualcosa di non banale, come può essere ti do il video, ti do le statistiche, ti motivo così. Io quella capacità, quella skill non ce l'ho, quindi non voglio inventarmi cose che non so fare o ipotizzare, secondo me è così. No, cioè, io ti dico che secondo me questo tu puoi arrivare a farlo, o questo tu già lo sai fare, e questi sono i dati che confortano questa mia teoria. Di conseguenza ti spingo a portare a fa ti spingo a farlo, ecco. Alzare un trofeo è un traguardo o un punto di partenza? Aspetta che apro un attimo la finestra, che qua sta scendendo un po' il sole, sembra in una cripta. Punto di beh, è un traguardo perché vince sempre uno solo, quindi tutte le vittorie, anche le più irrilevanti, possono essere considerate come tali, quindi vittorie, non irrilevanti, sono vittorie, appunto, perché vince uno, quindi non è mai banale, però non deve essere un punto di arrivo. Io dico sempre: io non ho mai vinto un campionato. Cioè io ho fatto 7-8 anni in settore giovanile, ho mai vinto un campionato, mai.
pronti via il terzo anno in Serie A, ho vinto lo scudetto, non da primo allenatore ovviamente, però allora è diventato un fenomeno. No, non sono diventato un fenomeno, sono caduto in una, sono caduto, sono andato a lavorare in una società che aveva quell'obiettivo e l'ha raggiunto, ma quella stessa società come noi ce n'erano delle altre e non lo hanno raggiunto, quindi non era banale, anche se noi eravamo una delle favorite, perché vince sempre uno solo, non è mai banale, il cavallo che al trotto vince di un mezzo muso ha vinto, quell'altro è arrivato secondo, poteva vincere di 30 metri, ha vinto di mezzo muso e ha vinto, però di conseguenza credo che la vittoria vada anche santificata tra virgolette e giustamente sia importante, ecco. Non può essere un punto di arrivo, perché soprattutto se fai questo mestiere ad alto livello. Io sono una persona ambiziosa, forse troppo anche, e quindi io ci voglio stare in questo sistema, in questo, in questa che è la mia passione, che mi dà la possibilità di lavorare con la mia passione. Per stare in questa cosa io devo rendere, non posso dire sì, vabbè, ok, ma magari vinco l'anno prossimo. No, perché c'è la fila di persone che giustamente come me hanno la mia stessa passione e vorrebbero avere l'opportunità che in questo momento ho io. Quindi se io mi adagio, difficilmente continuo a vincere, o perlomeno difficilmente continuo a avere risultati buoni, poi posso averli più buoni, eccezionali, incredibili, posso averli pessimi, però non può essere un punto d'arrivo, perché io non ho mai visto grandi allenatori che vincono una volta sola. È stranissimo che gli allenatori vincano in una sola realtà, i grandi allenatori, o quelli che vengono considerati tali. Ma anche quelli che non vengono considerati tali e che comunque continuano a vincere, non è un caso che vincono sempre quelli. E non è perché sono i più bravi, perché bisogna avere un insieme di giocatori, giocatrici, situazioni di staff, situazioni di club. Però è gente che continua ad andare alla ricerca di, che esce dalla zona di comfort, che magari si mette in gioco, che magari rischia, che magari prende anche una bastonata, perché magari prende anche una bastonata. Però da quella bastonata cerca di tirare fuori il suo, quindi il suo senso, il senso del miglioramento. Di conseguenza credo che sia fondamentale riconoscere le vittorie come importanti, perché lo sono, perché ripeto, vince sempre uno solo e gli altri non è che gioca perché quando dica ma sì, ma non era importante vincere, parliamone. Ma credo che debba anche essere sempre un punto d'arrivo per cercare di alzare l'asticella, o perlomeno di cercare di tenerla sempre così alta, perché un mio amico, che è anche un collega, che ha vinto, cioè, parlando di un allenatore più vincente della storia della pallavolo, ha sempre detto: guarda, che un'occasione può capitare a tutti, perché di fare l'assistente allenatore in Serie A può capitare a tutti, perché magari c'è la squadra vicino a casa, perché magari l'allenatore ti chiama e te fai la Serie C e ti chiama. Il problema dopo è starci, perché se ci stai vuol dire che c'hai dei numeri, vuol dire che ti sbatti, vuol dire che ti impegni, perché tanti vogliono il tuo posto. Stesso discorso per le vittorie, ti può capitare di vincere una volta, per fortuna, perché magari ti va tutto bene, fai un risultato straordinario, se però tutti gli anni fai dei risultati buoni, vuol dire che ci stai mettendo il tuo, e mantenere l'asticella a quell'altezza, ripeto, che non può essere sempre vincere, però che è sempre al massimo del rendimento del proprio, è fondamentale. Quindi non può mai essere la vittoria un punto di partenza, o una buona stagione un punto di partenza. Cioè, scusa, deve essere sempre, scusa, un punto di partenza, certo, ma un punto d'arrivo, perdonami. Allora, siamo giunti alle ultime tre domande della giornata. La prima è, partiamo dall'allenatore Massanti. Allenatore Massanti è in questo momento il capo allenatore della nazionale italiana di pallavolo, che si è qualificata alle Olimpiadi spostate, traslate di un anno, in maniera che tutti si possano allenare allo stesso modo, perché abbiamo avuto dei lockdown differenti nei vari paesi, ma soprattutto perché non era minimamente pensabile di poter fare un'Olimpiade quest'anno con la situazione che c'è. Allora io ti chiedo, da allenatore, allora, capitano, la centrale Cristina Chirichella, fissa, ci sarà? Sì. Okay. Allora, opposto, io ti dico i miei pareri, io da allenatore chiedo i tuoi pareri. Io metterei come opposto Paola e Gonu, perché secondo me è la più forte che abbiamo in questo momento in Italia. Palleggiatrice, Ofelia Malinov?
Sì, è nelle papabili, ecco, Nelle diciamo. papabili, schiacciatrice metterei la Silla e come libero metterei Monica De Gennaro. A questo punto noi abbiamo, se queste sono big male le idee delle papabili, abbiamo già 5 giocatrici su 7. Allora, Lucia Bosetti, che è una delle più forti che abbiamo in Italia, ma nel 2020 non ha ancora toccato il campo. Ma chiamiamola fortuna, ovviamente con le virgolettate, la fortuna che tutto si è fermato potrebbe darle questa opportunità di tornare in nazionale. Ovviamente deve tornare ad alti livelli, pronta per un'eventuale nazionale Tokyo 2021. Ma la mia domanda è: Francesca Piccinini si ritira, poi torna, no, ma torno solo se vado alle Olimpiadi, e voci di corridoio dicono Francesca Piccinini pronta. Ovviamente c'è un anno in più di attesa, che può voler dire sì, un anno in più di preparazione, ma può voler dire anche un anno più matura, più vecchia, possiamo dire più vecchia, non sappiamo se ci sta ascoltando, ma hai capito cosa intendo. Tu, se dovessi trovarti al posto di Mazzanti, che squadra faresti? Intanto per fortuna non ci sono e sono problemi suoi, a parte sono bei problemi ovviamente, nel senso che tutte quelle che tu hai nominato sono giocatrici tra le più, cioè tra le più forti giocatrici del panorama italiano e tra le più forti giocatrici del panorama internazionale. E la stagione è lunga, cioè io con Lucia per esempio ho lavorato 2 anni a Piacenza e sono contento per lei, intendiamoci, con tutte le dovute proporzioni, che non si siano giocate le Olimpiadi, perché secondo me si merita la possibilità, perlomeno di giocarsi la possibilità di andarci. Poi dopo, l'anno prossimo c'è una stagione intera di pallavolo, quindi sarà Davide col suo staff a fare le scelte migliori. Io credo che anche per Francesca Piccinini, che stiamo parlando di uno dei giocatori più vincenti della storia di questo gioco, ci sarà la possibilità, se sarà in condizione. Io non credo che un anno in più, un anno in meno, sposti le prestazioni atletiche, non stanno correndo i 100 metri, quello che dicevo prima, non stiamo parlando di uno sport dal punto di vista fisico impossibile da gestire a determinate età. Credo che se Francesca quest'anno è rientrata a metà stagione, quindi era una situazione particolare, l'anno prossimo poi praticamente non ha mai avuto la possibilità di giocare perché è arrivato il lockdown quasi subito. L'anno prossimo farà una stagione regolare come tutte le altre che parteciperanno al campionato italiano, italiane e non, appunto. E di conseguenza, perché no? Cioè, io credo, anzi sono sicuro che Davide non abbia alcuna preclusione in partenza. E guarderà in funzione di un roster, perché noi abbiamo parlato di 7 giocatrici, ma alla fine in un'Olimpiade ce ne va un roster intero, e a differenza dei mondiali o delle altre competizioni, non è un roster allargato, è un roster molto stretto. Quindi non si possono prendere giocatrici per mandarle in tribuna, perché poi magari dopo, poi nel corso della manifestazione, si chiamano quelle vanno in panchina e sono quella, la rosa è quella. Quindi tutte le scelte vanno anche in un'ottica di equilibrio. Diventa un po' come quando tu prepari la squadra durante la stagione, cioè, ti fai un'idea di gioco, ti fai un'idea di quali sono le tue porti, i punti di forza, quali potrebbero essere o quali saranno le tue criticità, perché magari già un po' lo sai, e cerchi di creare il giusto mix di giocatrici. Quindi parliamo di tecnica, parliamo di carattere e caratteristiche, parliamo di esperienza. Quindi non vedo dove siano, non credo che Davide abbia nessun tipo di preclusione, ma come nessun allenatore. Cioè, il discorso che io sempre faccio quando si parla di convocazioni, piuttosto che noi abbiamo parlato, tu hai parlato in questo caso di convocazioni, ma anche nel momento in cui tu metti in campo il sestetto, io credo che nessun allenatore sia masochista. Di conseguenza uno faccia le scelte in buona fede cercando di mettere in campo il meglio. Poi si può sbagliare, per l'amor di Dio, si può sbagliare. E probabilmente sbagliamo, anche spesso, magari, però non c'è la controprova. C'è la controprova del tifoso bar, che tu dicevi prima, siamo tutti allenatori, ma dove parte in causa di un progetto, non di un progetto, di un movimento che sicuramente può portare a casa un buon risultato alle Olimpiadi, o perlomeno è una squadra che ha tutte le caratteristiche per fare bene alle Olimpiadi. Mi auguro che Davide abbia la possibilità
di avere tutte le giocatrici a disposizione in maniera da fare la scelta nel più ampio mazzo possibile, di non avere come quest'anno, per esempio, degli infortuni che ti possono pregiudicare la partecipazione alle Olimpiadi di un giocatore che poi magari ci va, non ci va, però avere la possibilità di sceglierlo. Cioè, se noi avessimo giocato alle Olimpiadi quest'anno, Lucia Bosetti alle Olimpiadi difficilmente sarebbe o ci sarebbe arrivata senza aver giocato un minuto, oppure avendo giocato magari la fase finale dei playoff. Io mi auguro che al momento delle convocazioni, la prossima primavera, ci siano fatte 100 le giocatrici selezionabili, 100 giocatrici da poter selezionare, perché siano tutte nella massima condizione. Poi dopo, Davide è più bravo di me, ha più esperienza di me, quindi le scelte sono sicuro che le saprà fare molto meglio di quello che potrei fare io, ecco. Allora, siamo giunti alla penultima domanda, molto personale per metterti un po' a nudo, non come allenatore, ma come uomo. Ammettiamo che Dio esista, ti aspetta davanti alle porte del paradiso, tu arrivi davanti a questa cancellata, te lo trovi davanti, cosa vorresti che ti dicesse? Hai fatto il tuo. Hai fatto il tuo. Non sei stato bravo, perché non credo di essere, però hai fatto il tuo. Insomma. Sei stata una persona. Penso e spero di essere una persona corretta, ecco, quello nei confronti degli altri. È quello che mi è stato, quello che i miei genitori mi hanno insegnato, quello che io spero di aver capito da loro, che mi continuano tra l'altro a insegnare, e quindi di non essere, tra virgolette, attaccabile di poca correttezza o accusabile di poca correttezza. Dopo, su tutto il resto, le scelte, purtroppo, non possiamo piacere a tutti, ecco. Il tuo più grande sogno nel cassetto? Io ho detto, dunque, prima delle Olimpiadi di Rio, ho detto che mi sarebbe piaciuto andare alle Olimpiadi di Rio. Non ci sono andato. Alle Olimpiadi di Tokyo non l'ho detto, ma non ci sono andato. Per l'ambito lavorativo mi piacerebbe partecipare a un evento di questo genere, oltre a tanti altri obiettivi, però perlomeno per come vedo io lo sport, l'idea di poter partecipare a un'Olimpiade, non dico vincere, dico partecipare a un'Olimpiade per vedere cosa si respira in un villaggio olimpico, quello per me potrebbe essere a livello sportivo il più grosso obiettivo, il più grosso sogno nel cassetto, ecco. Allora, innanzitutto io ti ringrazio per aver fatto chiarezza da cosa si vede dalla panchina e non soltanto dal campo, come si gestisce un gruppo, come si gestisce un gruppo femminile. Abbiamo parlato un po' della trasformazione non tanto fisica, ma abbiamo parlato di tattiche, tecniche, eccetera. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi oggi. Siccome l'ultima domanda è un po' alla Marzullo, ovvero saluta chi ti ha ascoltato facendoti una domanda e chiudendo tu dandoti una risposta. Io ripeto, in bocca al lupo per la tua carriera, per la stagione che andrà a iniziare, per questi camp estivi prossimi. Grazie ancora per essere stato con noi. Io mi tolgo, lascio a te l'ultima parola, fatti una domanda, saluta dandoti una risposta. È difficile questa, mi cogli impreparato. No, intanto, prima di tutto vorrei ringraziarti di questa tua opportunità che mi hai dato. Ci siamo conosciuti tramite un'amicizia in comune, quindi è un progetto che mi è subito interessato. Quindi la possibilità di parlare del mio sport, del mio lavoro, mi fa sempre piacere. Ecco, poi poterlo fare avendo un pubblico, ma non per vanagloria, ma perché penso che sia più piacevole parlarne con più gente possibile e la tecnologia ci aiuta. Quindi grazie di questo. Ma la domanda che mi piacerebbe farmi e che mi piacerebbe darmi, e la risposta che mi piacerebbe anche darmi di conseguenza è come veniamo visti all'esterno, cioè magari noi sportivi di alto livello, più o meno conosciuti, io sicuramente rispetto a quelli che abbiamo nominato, non sono nessuno a livello di conoscenza. Come veniamo visti? Da il pubblico che guarda la televisione, come posso essere io quando guardo uno spettacolo televisivo, come posso vedere un presentatore televisivo. E sinceramente, per come la vedo io, mi piacerebbe, essere visto come una persona normale, come una persona che fa della sua passione il suo lavoro ed è molto fortunato, che
tra una settimana parto a fare un camp con dei bambini, non per andare a insegnare pallavolo, ma per il piacere di stare in mezzo dei bimbi, non facendo pallavolo, perché è sì la mia passione, ma non può essere solo questo, questa è la mia vita. E mi piacerebbe che le persone capissero che magari dietro questo grande macchinario dello sport, alla fine ci sono delle persone reali, che ci sono delle persone che hanno i problemi di tutti, che devono fare le scelte di tutti, che devono fare i sacrifici di tutti, poi ovvio, magari con alcune condizioni di favore, come per esempio lavorare con una passione, ma che siamo persone normalissime, siamo persone raggiungibilissime, siamo persone. Potremmo essere persone della porta accanto, io e i miei vicini di casa che neanche sanno che alleno in Serie A, ma non perché non gliene frega, perché per loro sono quello che era il loro vicino, che è il loro vicino di casa da 30 anni a questa parte. E quindi poi sì, leggono sul giornale, ah sì, ti ho visto sul giornale, però fondamentalmente rimango quello della porta accanto. Quindi questo mi piacerebbe che fosse quello, mi chiedo se a volte non risultiamo troppo lontani dalla realtà e mi piacerebbe che ci fosse data la possibilità di entrare più a contatto con le realtà. E che le persone ci vedessero per quello che siamo e non solo per l'allenatore di Serie A, piuttosto che l'allenatore della nazionale, piuttosto che la giocatrice, ma persone normalissime, insomma. Tutto qua. A questo punto salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie ancora Filippo e una buona serata a tutti. Grazie anche a te, Simone, e a presto. Grazie a tutti.